Le conseguenze dell'emergenza Covid stravolgono anche gli appuntamenti estivi più radicati della tradizione cittadina. Quest'anno non ci sarà la cocomerata di Ferragosto, recentemente ribattezzata Festa di Mezza Estate, annullata anche l'edizione 2020 del Festival Settembre Prato e Spettacolo, che porta con sé anche l'annullamento del concerto gratuito della Camerata Strumentale, mentre per il corteggio si pensa a un formato ridotto. Cominciamo dalla cocomerata. Le regole sul distanziamento sociale e in generale il rischio di contagio hanno convinto l'amministrazione comunale a riformulare il programma del 15 agosto, rinunciando alla distribuzione gratuita delle fette del dolce frutto simbolo dell'estate all'ombra del castello dell'imperatore, che ogni anno attira tantissime persone rimaste in città. Al suo posto ci sarà la musica in piazza delle carceri. Dalle 19 alle 23 tre gruppi si alterneranno nella piazza pedonalizzata suonando generi diversi. Il comune ha affidato l'organizzazione a Fonderia Cult'Arte per quasi 6.000 euro dopo una selezione pubblica a cui ha partecipato anche un altro operatore di settore della zona, Alive. Anche il corteggio storico, la festa più importante per i pratesi, rischia un ridimensionamento importante a causa del Covid. Nel caso non ci siano allentamenti delle misure anti-Covid, è probabile che per la prima volta nella storia salti la sfilata lungo le strade cittadine e che i fuochi d'artificio vengano sostituiti da giochi di luce. L'ostensione del sacro cingolo della Madonna da parte del vescovo verrebbe preceduta dall'esibizione in piazza Duomo dei gruppi storici del territorio pratese senza presenze esterne. La piazza potrebbe essere accessibile al pubblico, ma con ingressi contati. Un'ipotesi nell'ipotesi che troverà qualche risposta in più nei prossimi giorni e dopo un confronto con la diocesi. E come temuto anche l'edizione 2020 del Festival Settembre Prato e Spettacolo è annullata con i concerti già annunciati che slittano al 2021. I biglietti già acquistati saranno validi per le nuove date. Stessa sorte per l'esibizione gratuita della Camerata Strumentale che ormai da anni si svolge in Piazza Duomo alla vigilia del corteggio, sfruttando il palco montato per i grandi concerti. Lo ha deciso il Comune di Prato in accordo con Fonderia Cult'Arte, concessionaria del festival.